evitare che possa succedere qualcosa prima. A favore dell'uno o dell'altro, comincia ad Avoriaz il campionato mondiale dei pesi medi junior. Nel precedente match Rosi per 9 riprese soffrì delle, poi nel finale riuscì a capovolgere la situazione. Vediamo come andrà stasera. Ricordo che Rosi ha 59 incontri con 56 vittorie e 3 sole sconfitte, Delè 37 incontri, 34 vittorie, 2 sconfitte on pari. Delè è già stato campione mondiale per la WBA. Corpo a corpo entrambi. Rosi ama lavorare alla corta distanza. C'è subito un intervento da parte dell'arbitro Bert. Ha detto qualcosa ai due. Rosi dà le spalle a Delè in maniera molto scorretta, dobbiamo dire, ha colpito alla schiena Rosi. C'è un gran tifo per Gilbert Delè. Delè e Gilbert incitano a gran voce i francesi. Inizio un po' caotico. Dentro dritto di Delè. Che fase non bella, poi è partito dalla distanza Rosi senza riuscire comunque a centrare il bersaglio, tocca al destro, il destro al corpo Rosi, poi mette all'angolo Delè, cerca di lavorare l'avversario, Rosi è andato a segno col destro al volto, insiste Rosi col gancio destro, poi la reazione di Delè col destro. Rosi sta lavorando al corpo, poi serie a due mani di Delè, toccato più volte al corpo Rosi, poi un destro ancora di Rosi al volto, rimane all'angolo Delè, col sinistro è partito Rosi toccando al volto l'avversario, serie a due mani al corpo da parte di Delè, anche Rosi tocca il corpo col destro soprattutto al fianco dell'avversario, osserva il lavoro dei due l'arbitro Bert. Molto deciso, dobbiamo dire, da parte di Rosi. È finita la ripresa. Siamo alla seconda ripresa. Grande battaglia già dal finale del primo round. Col sinistro andando parzialmente a segno Rosi, poi legano entrambi, interviene Berda a dividere i due pugili, Rosi non ha gran potenza, è una cosa questa risaputa, ha un grande ritmo e anche nel precedente match il finale è stato tutto suo e all'undicesima ripresa Delè era sull'orlo del KO. Rosi prende ancora l'iniziativa, mette all'angolo l'avversario, cerca di lavorarlo al corpo, buon montante destro da parte di Delè, con gancio sinistro di Delè, anche Rosi a segno con i suoi ganci ai fianchi, si colpiscono entrambi, inizio sostenuto dobbiamo dire da parte di Rosi, non vuole evidentemente commettere l'errore di Monte Carlo Rosi, cioè di dare spazio all'avversario. La pressione di Rosi è insistente, quasi ossessiva per Delè che è costretto all'angolo, Rosi non lo fa venire via. Lavoro durissimo, montante sinistro fuori misura da parte di Delè.
un match di grande intensità, vedete scambi continui, anche se non molto limpidi, legano entrambi, però c'è una continuità d'azione, tutti e due vanno a segno, un sinistro di Dalè, poi una bella schivata di Rosi che poi lega. Grande dispendio di energie indubbiamente. Ci sembra che Dele sia ferito all'arcata sopraccigliare sinistra. Rosi non lo molla, lo tiene sempre all'angolo. Buona la reazione in certi momenti da parte di Dele, vanno a segno entrambi, gran numero di colpi portato da tutte e due, il destro ancora in gancio da parte di Rosi al volto, insiste Rosi anche col sinistro, poi il sinistro da parte di Dele che comunque è costretto a legare per venire via dall'angolo, infatti Dele è ferito all'arcata sopraccigliare sinistra, finisce e lo ha costretto ad accettare uno scambio continuo in corpo a corpo e siamo alla terza ripresa. L'inizio è per Dalè. Cerca subito di avvicinarsi Rosi per portare evidentemente sulla corta distanza ancora l'avversario. Rosi tocca spesso al corpo, vuole evidentemente fiaccare Dalè, vi ricordo che Rosi ha 35 anni, 32 Dalè. E Rosi mette ancora alle corde Dalè, lo sta costringendo proprio ad un lavoro incessante a corta distanza, ha toccato due volte col sinistro Rosi, prima al corpo poi al volto. Tocca col destro, aggancia al volto due volte Dalè, non riesce a evitare che si colpi Rosi. Il destro di Rosi portato con ottima scelta di tempo, è andato a segno al volto, poi a vuoto quest'altro destro del pugile perugino. Montante sinistro di Dalè preciso e poi il destro di Dalè, buona reazione col destro da parte di Rosi. Dalè era andato a segno con un preciso montante sinistro. Ancora le corde Dalè, montante destro di Rosi. Montante destro di Rosi è andato a segno al volto. Poi il sinistro di Rosi ha risposto a sua volta col sinistro Dalè. Vedete che Rosi cerca proprio di tenere alle corde, all'angolo, l'avversario. Vuole fiaccare evidentemente l'avversario Rosi con questo continuo assalto a corta distanza. Si difende bene Dalè che col sinistro è riuscito ad andare a segno al volto. In avanti ora Dalè. La terza ripresa, il match è stato tutto per il francese e solo nel finale si è rivisto Rosi. Siamo alla quarta ripresa, andamento completamente diverso stavolta qui ad Avoriaz. Rosi ha dato subito grande intensità alla sua azione e ha spesso costretto alle corde all'angolo l'avversario. Il sinistro di Dalè è andato a segno, poi anche il destro in gancio al volto.
interviene l'arbitro Bern quando Rossi arriva messo all'angolo Dele, lo tiene comunque ancora all'angolo Rossi. Contatto sinistro di Dele, poi gancio destro e gancio sinistro di Rossi, insiste Rossi, va a segno ancora col destro Rossi al volto. Bella azione da parte di Rossi che colpisce a due mani Dele. Dobbiamo dire che perde, sì, interviene, ma lascia lavorare. Rossi si era lamentata a Monte Carlo che l'arbitro a corta distanza non lo faceva lavorare. Ancora segno col sinistro Rossi. Destro e poi sinistro di Rossi, precisi al volto. Ancora il destro di Rossi al volto. Finisce lo scambio col destro di Rossi e Bernd richiama Rossi che si scusa, il colpo era partito effettivamente, si scusa con Dele, Dele non accetta le scuse di Rossi. Il pubblico fischia, un fischio di disapprovazione per Rossi. Attacca ancora Rossi, c'è molta determinazione nel campione del mondo. Vedete ancora Dele all'angolo. Risponde col gancio sinistro Dele. Rossi insiste nel lavoro al corpo. Abbiamo visto anche Dele legare in corpo a corpo. Comunque corta distanza è più efficace l'azione di Rossi, mentre a media e a grande distanza sembra farsi preferire il francese. Finisce la ripresa. Siamo alla quinta ripresa. Cominciata con un sinistro di Rossi al volto. E subito Rossi, vedete, accorcia la distanza. Rossi cerca proprio, accorciando la distanza, di imbrigliare l'azione di Dele. Match, come abbiamo sottolineato prima, molto intenso, che porta ad un grande sforzo da parte dei due pugili e qui conterà la preparazione. Rossi si è allenato duramente e ha sostenuto anche una parte della preparazione, l'ultima al Sestrier a 2000 metri di altitudine per ambientarsi alla quota. Attacca ancora Rossi, mette alle corde all'angolo l'avversario. Volto Dele. Ora lega Rossi, forse sta un po' tirando il piatto in questo inizio di quinto round Rossi. E c'è un richiamo ufficiale a Gianfranco Rossi, richiamo ufficiale a Gianfranco Rossi nella quinta ripresa, quindi penalizzazione di un punto per Gianfranco Rossi. Più volte l'arbitro aveva richiamato Rossi per condotta irregolare,
e stavolta è scattato il richiamo ufficiale. Intanto Dele ha messo a segno un destro al volto, buona la reazione a due mani al corpo da parte di Rosi, colpita ancora dopo l'intervento dell'arbitro, ma Rosi fa segno che il colpo era già partito quando Berg stava mettendo su 3-2. Intanto Dele ha toccato al volto con precisione Rosi, sinistro al volto preciso da parte di Rosi che insiste, Dele alle corde, montante sinistro di Dele, sta per finire il round, finisce la ripresa, la quinta ripresa, criticò il pugilato di Rosi e infatti anche in questi giorni Dele ha detto che Rosi fu corretto a Monte Carlo. Comunque è chiaro che spesso in passato si è criticato un certo modo di boxare di Rosi, è stato punito in quel round che ha preceduto questo, quinto, dal richiamo ufficiale. Intanto Dele ha toccato duro, ha risposto anche Rosi e quando il match, vedete, si porta a distanza, Dele dà la sensazione di essere più incisivo. Sempre più frequenti ora gli interventi da parte dell'arbitro Berti, il destro di Rosi al volto, poi il sinistro e il destro ancora da parte di Rosi al corpo, ancora il sinistro di Rosi al corpo. Si vede quei pugili, perde Rosi, riparte subito. Ancora uno scambio ravvicinato, cerca di trovare l'attimo buono per far partire i suoi colpi, lavora due mani, Rosi ha toccato anche col sinistro al volto, riparte subito Rosi, vedete come l'arbitro divide e ridà il via al match, Rosi scatta subito, proprio si attacca a Dele, Rosi non lo molla. L'iniziativa è stata quasi sempre di Rosi sinora. Cerca di lavorare col destro Rosi, fuori misura questi colpi. Avvertimento a Rosi perché spingeva Dele. Molti colpi a vuoto o imprecisi da parte dei due. Finita la ripresa, il parziale recupero col richiamo ufficiale da parte di Dele, Rosi dovrebbe avere sempre un paio di punti di vantaggio. Siamo alla settima ripresa, abbiamo superato la metà delle riprese previste per questo campionato del mondo dei Super Welter che stiamo trasmettendo da Bordin Avoriaz. Siamo nell'Alta Savoia, 1800 metri di altitudine, tira fuori la lingua Dele con un gesto antisportivo nei confronti di Rosi, una smorfia, il sinistro dritto di Dele è andato a segno al volto e a distanza, lo ripetiamo ancora, Dele sembra essere più efficace, infatti Rosi quando può cerca di avvicinarsi e di costringere l'avversario al corpo a corpo.
viene avanti De Lè, lo aspetta Rosi. Montante destro in chiusura di scambio da parte di Rosi. Non è un bel match sul piano stilistico. Sinistro di De Lè al corpo. Sono frequenti i fischi del pubblico all'indirizzo di Rosi. Alcune tenute del pugile perugino. Aspetta l'avversario Rosi, viene avanti dalle col getto sinistro. Mi è sembrato che Rosi abbia sentito prima il colpo al corpo, allo stomaco, che stia cercando di recuperare. Gancio destro corto di De Lè al volto. Ora vedete Rosi mette all'angolo De Lè, cerca di far partire i suoi colpi Rosi, De Lè risponde bene col suo destro, Rosi gli sta sempre addosso, finisce la ripresa, a subire l'incedere di Rosi, si è trovato spesso a dover subire l'azione di Rosi alle corde De Lè, e siamo all'ottava ripresa con Rosi ancora in vantaggio, ma è un match molto equilibrato, molto confuso, dobbiamo dire, sul piano spettacolare non è molto gradevole. Gira attorno all'avversario Rosi, molto attento, molto cauto, tiene il sinistro avanti, con il sinistro dritto di De Lè al corpo, ma non caricato, poi ha provato il destro, fuori misura De Lè. Ha provato il destro, ma sbagliato Rosi, ha schivato bene De Lè. Entrambi a vuoto, hanno portato ganci a due mani senza colpirsi. Buone schivate da parte di Rosi, poi ha provato il jab sinistro Rosi andando parzialmente a segno, ma non erano colpi importanti. Ed eccolo, Rosi ha messo nuovamente all'angolo De Lè. Il sinistro di De Lè al corpo, poi il destro al volto, ha anticipato bene l'azione di Rosi De Lè.
che Rosi non perde l'occasione per mettere all'angolo e alle corde l'avversario. Un sinistro di Rosi al fianco e finisce il round. Siamo alla nona ripresa. Sinistro dritto di Rosi che poi risponde ancora con due ganci al volto. Buon inizio da parte di Rosi di questa nona ripresa. Attacca Dele. Deve giocare il tutto per tutto in queste ultime quattro riprese il francese. Finora il match è stato controllato da Gianfranco Rosi, che ha acquisito un certo vantaggio. Schivare i colpi di Dalè. Non c'è ovviamente alcun conteggio, l'arbitro pulisce i guantoni dei due pugili, si riprende. Aspetta l'avversario Rosi, lo contra col destro, era partito col sinistro, Dalè andando a segno, ma Rosi ha risposto bene col suo destro. Partendo da lontano Dele. L'arbitro controlla spesso la fronte dei due pugili per vedere se ci sono ferite. Buono il destro e poi il sinistro di Rosi. Ancora Rosi tocca, anche se non con precisione. Dele è costretto alle corde. Viene avanti Dele, ma non riesce a trovare Rosi, che è stato molto bravo a mandare a vuoto l'avversario con uno spostamento laterale del corpo. Fischia spesso all'indirizzo di Rosi, che ne va vuoto, è toccato col sinistro. Sinistro dritto incrociato, poi il destro al corpo da parte di Dele. Ancora di Dele, poi il sinistro di Rosi che va a segno anche col destro e finita. Rosi sempre in vantaggio. Con una serie a due mani Rosi, quasi tutti i colpi comunque sono andati a vuoto. Poi un sinistro d'incontro di Rosi al volto, ancora il sinistro d'incontro da parte di Rosi, ha fermato l'azione di Dele. Passa spesso nel tentativo di schivare sotto le braccia di Dele Rosi. Tocca col destro al volto, preciso, buon destro di Rosi. Cerca di anticipare l'azione del francese Rosi, di partire per primo coi colpi. Vedete come stuzzica Dele col jab sinistro Rosi, però il sinistro dritto di Dele doppiato al volto, ancora il sinistro di Dele,
destra e sinistra iniziale al volto, poi il destro, o fermo su questi colpi Rosi. Buona azione da parte del francese, poi cerca la reazione Rosi. Il destro di Rosi preciso al volto, tentava di schivare, non c'è riuscito Dele. Eccolo ancora alle corte Dele. Il destro di Rosi preciso, si era aperto la strada col jab sinistro Rosi, poi la buona reazione da parte di Dele col destro. Il destro ancora di Rosi al volto, ha caricato quel destro, ancora un gancio destro di Rosi al volto, mentre Dele si fa vivo col gancio sinistro. Ancora un destro e poi il sinistro di Rosi, montante sinistro di Dele, insiste Rosi a due mani. Ancora una sporchia a deridere l'avversario da parte di Dele, il destro di Rosi preciso e barcolla Dele e sull'orlo del capo Dele, attacca Rosi, ha il match a portata di mano, può chiudere l'incontro. Sta in piedi per la forza della disperazione Dele, che se non ce la fa Dele, Rosi può buttarlo giù. Insiste Rosi, viene fermato Gianfranco Rosi. Viene fermato Rosi, è suonato il gong nel frastuono generale, il ghiaccio assordante, non si era sentito il gong. Rosi ha messo in grande difficoltà al termine della ripresa Dele, rivediamo, era praticamente KO in piedi Dele, avete visto il destro preciso di Rosi al volto. Grandissimo Rosi in questo finale di round e ancora una volta vedete il suo destro, come avevamo sottolineato in diretta nel commento, ancora una volta nel finale la grande preparazione, la grande forza, la grande determinazione, il grande orgoglio, il grande temperamento di Rosi hanno il sopravvento. Ecco il destro preciso e siamo all'undicesima ripresa, parte subito con determinazione Rosi, vediamo se ha recuperato Dele, lavora due mani Dele, Rosi gli è comunque subito addosso. Gilbert, Gilbert, urla il pubblico di Avoriaz che capisce la difficoltà, il momento difficile, il momento delicato di Dele, e ripetiamo era sull'orlo del KO, alla distanza, l'azione ossessionante a corta distanza di Rosi ha avuto il netto sopravvento e Dele ha rischiato il KO. Ancora il sinistro di Rosi al volto, ha centrato Dele, ancora Rosi con un gancio sinistro al volto, è andato a segno. E Rosi ovviamente amministra con la solita saggezza e furbizia, dobbiamo dire, e la sua grande esperienza che emerge, il match in queste ultime fasi. Tocca ancora col destro, Rosi poi subisce il sinistro di Dele al volto. Rosi preciso al volto, si era scoperto Dele nel portare i colpi e Rosi ha piazzato il suo sinistro, attacca Dele ma la sua azione è confusa e Rosi riesce a evitare i colpi del pugile francese. Corde Dele, il destro di Rosi, poi il suo sinistro, ma il destro era il colpo preciso. Dele è stanco. E finisce ancora lo scambio con Rosi che va a segno più volte con i suoi ganci. Lavora il corpo Dele, poi il destro al volto da parte di Dele impreciso, ma comunque parzialmente a segno.
destro e poi sinistro, il montante da parte di Rosi, montante ancora destro da parte di Rosi, destro di Rosi su Delè che attacca, splendido Rosi in questa fase, grande finale di Gianfranco Rosi, destro di Rosi, un altro destro che Delè non ha visto, si è abbattuto sul volto del francese. Finisce la ripresa e anche questa ripresa è per Gianfranco Rosi che è dominando. Siamo alla 12ª e ultima ripresa, ultimi 3 minuti del match. Rosi ha il match in pugno. Deve solo controllare l'avversario in queste ultime fasi dell'incontro. Il sinistro dritto di Delè è soffiato, l'ha sentito Rosi. Ha sentito questi due colpi Rosi, due sinistri di Delè al volto. Risponde Rosi che subisce un altro gancio destro di Delè. Brutto inizio di round da parte di Rosi. Poi il gancio sinistro di Rosi. Giocherà indubbiamente il tutto per tutto Delè in questi ultimi minuti. Ancora il destro di Delè. Rosi lega e lo mette all'angolo. Risponde Rosi abbastanza bene, anche se non con grande precisione. Stanco anche Rosi ovviamente. Il destro di Rosi si abbatte sul volto di Delè. Prontissimo Rosi a colpire quando l'avversario è scoperto. Lo allontana da sé Rosi. Porta il destro, insiste col destro al corpo Rosi. Sinistro dritto di Rosi, il destro poi di Rosi. Ancora Rosi col destro, è andato a segno in gancio al volto. Rosi il destro, la risposta di Delè fuori misura. Sempre alle corde Delè, a due mani Delè, buona l'azione del francese, ma poi un gancio sinistro di Rosi, il destro ancora di Rosi al volto. Grande finale da parte di Rosi, ancora Rosi a segno con tre colpi. Il destro di Rosi al volto. Finisce la grande Rosi anche se la reazione di Delè è caparbia. Meno di un minuto alla conclusione del mondiale dei Medi Junior, dei Super Welter. Rosi spende tutto con grande generosità. Termina imponendo all'avversario lo scambio continuo a corta distanza. Delè alle corde. Ancora il destro e il sinistro di Rosi, poi il montante destro di Delè, mezzo minuto alla fine. Sembra meno stanco di Delè Rosi, come sempre. Rosi finisce più fresco degli avversari, anche quando sono molto più giovani di lui. Il sinistro di Rosi al volto. Aveva subito a sua volta il sinistro di Delè, il pugile di Assisi. È finito il match, è finito il match. Rosi dovrebbe essersi confermato campione mondiale dei Super Welter. Solleva le braccia anche Gilbert Delè, ci prova il francese. Comunque Rosi ha disputato un grande incontro, ha finito veramente il match in maniera splendida. E nella 10ª ripresa ha avuto a portata di mano la soluzione prima del limite. Delè era sull'orlo del KO, era praticamente KO in piedi, buon per lui che poi sia suonato il gong. E il francese è riuscito così a tornare all'angolo. Rosi ha subito un richiamo ufficiale alla 5ª ripresa, ma il suo dominio ci è sembrato netto. Vedremo ora la decisione della giuria. Saluta il pubblico Gianfranco Rosi. C'è qualche fischio per lui. I francesi non amano molto Rosi. Rosi del resto ha una box molto particolare, un pugile difficile da boxare. Rosi riesce sempre a
imporre la sua personalità all'avversario, soprattutto impone la sua box. Rosi impedisce agli avversari di esprimersi al meglio, e questa sera Rosi è stato protagonista sul piano fisico proprio di una grande prestazione. La sua pressione su De Lee è stata incredibile, sin dall'inizio lo ha costretto a scambi continui a corta distanza, e nella decima ripresa De Lee è stato sull'orlo del KO. Ripetiamo, era KO in piedi, un colpo ancora preciso e sarebbe andato giù, poi è suonato il gong che l'ha salvato. Aspettiamo adesso il verdetto della giuria. Vedete il volto di Rosi, è soddisfatto, attorno a lui tutto lo staff, c'è il padre di Rosi e tutti i componenti di questa, di questo nucleo vincente che Rosi è riuscita a formare da qualche anno. Gilbert Delè saltella, spera in un miracolo, il pugilato non si può mai dire, del resto anche a Monte Carlo ci fu un verdetto un po' strano, noi stessi dicemmo che Delè forse meritava il successo nonostante il gran finale di Rosi, invece due giudici furono per Rosi, uno solo per De Lee. E proprio come abbiamo detto prima, sulla scorta di quelle polemiche che la IBF ha imposto la rivincita, vedete Rosi con Renzo Spagnoli, c'è anche lo sponsor Chiapolotti, insomma tutto il gruppo Giulio Spagnoli che sostiene il pugile perugino. Rivediamo il destro micidiale di Gianfranco Rosi che ha creato i grandi problemi sul finale della decima ripresa a Gilbert Delè, che ripetiamo in quella circostanza è sembrato proprio sull'orlo del KO. È mancato lì in quella circostanza forse il colpo risolutore di Rosi, sembrava a un certo punto proprio che Delè andasse KO. Manda baci al pubblico Rosi, è contento della sua prestazione, l'abbraccio della moglie Patrizia. Dobbiamo salutare con grande simpatia questo grande campione che ha già annunciato il suo ritiro. Lo intervisteremo, Rosi, sentiremo se è sempre del parere di ritirarsi. Intanto abbiamo la lettura dei verdetti. Il primo giudice, il primo verdetto 114 a 113 per Rosi. Il secondo, due punti è per De Lee, decisivo il terzo. James. Rosi ha vinto 2-1, 116 a 111 il terzo verdetto. Gianfranco Rosi quindi si conferma campione mondiale dei Super Welter versione IBF. Adesso saltiamo sul ring per intervistare Gianfranco Rosi.